grande festa al Gran Caffè dell'Aquila, che ha spento le sue prime 15 candeline. Ultimo compleanno però con tanti amici nel locale di Viale Corrado IV, perché la buona notizia è che a breve si torna lì, dove tutto è cominciato, in Piazza Duomo. Sono passati 15 anni, quindi si vede che sono rimasti pochi capelli, tante rughe, però devo dire 15 anni di passione, perché poi purtroppo c'è stato questa breve pausa, diciamo, del terremoto, che comunque ci ha dato la forza di ripartire, chiaramente anche arrivando oltreoceano, quindi diciamo si è chiusa una porta e si è aperto un portone. Il discorso è che oggi siamo tornati, dico siamo perché adesso io sto con Gianmarco e festeggiamo qui il 15° anno di età, quindi 15° compleanno del Gran Caffè, l'ultimo su Viale Corrado IV, l'ultimo perché il prossimo verrà festeggiato in Piazza Duomo sulla sede storica. Per me è una grande emozione, in primis lavorare con Michele, perché per me, io amavo questo lavoro, ho conosciuto Michele, per me è diventato qualcosa di più. Cioè, lavorando qua dentro capisci cosa vuol dire lavorare col pubblico, lavorare con la gente. Cioè, questo secondo me è un servizio che diamo alla comunità, non è solo un'attività per noi. Una serata di festa con balli e buon cibo, tantissime persone a festeggiare il Gran Caffè dell'Aquila, che è stato un punto di riferimento per tantissimi aquilani e non solo in questi anni. Lo spirito che mi ha sospinto a venire qui stasera certamente è l'amicizia che io ho con Michele, il quale ogni volta che fa il suo compleanno mi invita, e quindi io non potevo mancare, soprattutto per motivi di affetto, oltre che di divertimento e di motivazioni ludiche. Lo spirito che praticamente, cioè questa è un'istituzione, quindi la dobbiamo onorare in tutti i modi, dobbiamo fare in modo che questa realtà non muoia, e è vivissima, la vediamo, no? E quindi anche loro che vengono dopo di noi, sono pronti ad affrontare questa realtà che comunque è bellissima. Concordo perfettamente, perché io conosco il Gran Caffè dell'Aquila da quando già ero più bambina. Lo vedevo in centro, andavo su dalla sala da tè, ovviamente prendevo la tisanina, la cioccolata calda. Io sono tornata da Roma, io vivo a Roma da 3 anni e sono tornata qua apposta per Michele, perché ci tengo tantissimo. Cioè, questa è una realtà dell'Aquila che è molto forte ed è anche molto sentita, perché è pieno di gente comunque. Ho seguito un po' le sue vicende, quanto lavoro e quanta fatica ha profuso per mettere in questa città una organizzazione, un locale di un alto livello, diciamo così, e quindi mi fa piacere essere partecipe di questa sua felicità e di questo giorno molto particolare. E la notizia è che torneranno in centro, quindi questa è la cosa più bella. Noi abbiamo fatto molte serate qui, e quindi per me è un posto, oltre, diciamo, che per bere, anche per fare musica, e questo mi fa molto piacere.